Kabush. Ciao a tutti ragazzoli e bentornati qui su Farming Simulator 19, nuovo giorno e nuove cose da fare. Allora ragazzuoli, ci troviamo qui di nuovo sulla Off Bergman, siamo da soli, nell'ultima puntata è stata un po' goliardica diciamo, spero vi sia piaciuta, era giusto un po' per ridere. Allora ragazzuoli, qui manca un pochettino di cibo per le nostre vacchette. Ho notato che il veterinario ha completato il lavoro, abbiamo già anche aperto il recinto dove si procede con la seminazione della vacca. Adesso tasto destro possiamo alzare e abbassare il trigger dietro ragazzuoli. Ora la carichiamo, vedete che il portellino si alza, è una cosa per rendere un po' più realistica se volete usarlo, altrimenti ora vi faccio vedere. C'è anche la cacca da tirare su, altrimenti molto semplicemente ci si avvicina e via, e finisce così. Ok, ne abbiamo preso un'altra, ora io prenderei anche, ok, bisogna fare prima conferma, poi schiacciare nuovamente R e prenderne un'altra e confermare. Ora mettiamo anche questa qui a inseminare, ragazzuoli, stiamo un pochettino esagerando diciamo. Passiamo qua sulla cacca, spiace per le mucche, spiace, ma opla. Poi raga, in retromarcia mettiamo la nostra bellissima mucca qua, vedete? Aspettate, una roba un po' complicata, eccola qua, inizio. Poi basta che la mettete lì, questo qua lo posiamo un attimino qua, chiudiamo qui in modo tale che non esca nel momento in cui arriva il nostro, lo so. Ok, è già stato preso ed è arrivato il veterinario, semplice, easy. Adesso noi andiamo un attimino a mettere un pochettino di razione mista confezionata, mettiamo, vediamo un attimino qual era, questa qua, esatto. Sarebbe anche la forca, quella per le balle fasciate, però diciamo che questa qua è un pochettino, va bene per tutte, dai. Ce la facciamo andare bene. Ok, facciamo un attimino cadere. Opla. Non è neanche servita tutta, incredibile. Eh no, per pochissimo non se la sono presa, mannaggia. Allora ragazzuoli, prima di iniziare il vero e proprio video, qui era un attimino di manutenzione, adesso posiamo un attimo la balla qua, poso un attimo qua, intanto che faccio questo vi racconto una bella cosina. Ragazzuoli, in descrizione trovate il link dei miei social, so che estate, so che io probabilmente forse sono ancora in vacanza quando vedrete questo video, dipende quando uscirà. Niente ragazzuoli, io vi invito ad andare in descrizione sui miei social, c'è Instagram, Facebook, Telegram, molto importante Telegram, ragazzi, dove faccio sondaggi per qualcosina, per qualche mod che vi interessa vedere, fatemi vedere perché ora non lo prende questo. Aspettate, forse ho sbagliato io. No, cos'è? Non accetta l'etame? Ah, lo prende ma proprio velo. Niente raga, con la palla gommata non ci riusciamo, andremo giù di carriola, dove fa? Poi me lo studio un pochettino da solo in privato. Mi raccomando, qua va la cacca delle vacche. Ok raga, allora, posiamo un attimo il merlo qua, tanto al momento non ci serve. Allora vi dicevo, di tutti i social c'è anche il gruppo Discord ragazzuoli, dove voi potete andare tranquillamente a vedere. Com'è che si faceva? Era CTRL Y, raga. Se non riuscite a fare qualcosa, F1 vi aiuta, eh? Senza che state a chiedere due ore. Ok? Allora, c'è un server Discord dove potete trovare tanti ragazzi esperti della Off of Bergman. Stiamo cercando di creare una comunità. Ormai siamo più una comunità di farming. Ormai siamo più di 300, forse anche 400 a questo punto
del periodo. Adesso basta che venite, avete l'assistenza di Jason Farmer, seguito anche su Twitch e YouTube. Avete l'assistenza anche di Greg, anche lui su YouTube, ragazzuoli, quindi sono tanti staff. Magari potete avere la fortuna di parlare anche con Edomod, che ne so io, che c'è anche lui nel server. Quindi ragazzuoli, unitevi al server di Mondo Game, che cresciamo tutti quanti insieme. E poi a settembre, ahia, per voi sarà tra qualche settimana, ma io sto registrando questo video a inizio agosto. E poi diciamo che nulla, a settembre arriverà una bella novità per quanto riguarda la serie di Farming. In collaborazione con Mondo Game faremo una bella cosuccia. E niente, ragazzuoli, sono un bel po' di novità, un bel po' di cose. Adesso mi svuoto un attimino qui la stalla, la pulisco e poi vi faccio vedere una cosa molto carina che potete trovare sul server di Mondo Game, ragazzuoli. Ok, ragazzuoli, gli ultimi metri di cacca, finalmente. Una vita ci abbiamo messo, una vita. Allora, questa carrucola adesso la appoggiamo in modo tale che non dà fastidio, la mettiamo qua. Ah, ecco fatto. Mentre facevo avanti e indietro, mi sono ricordato che forse anche la paglietta alle mucche manca. E infatti, 2000 litri. Dovremmo avere, anzi no, aspettiamo che finiscano del tutto, così mettiamo i balloni interi da 4000, mi raccomando, veterina. Allora, ragazzuoli, il video finalmente può iniziare, dato che ci siamo occupati delle mucche. Ah, vediamo quanto latte potrebbero aver fatto. Qui ci può dire che abbiamo 2000 litri di latte, ancora pochino, per iniziare a avviare la produzione di formaggio e altro. Quindi nulla, per oggi si riposa, le lasciamo riposare le zizzone tranquillamente. Allora ragazzi, raggiungo il trattore che avevo lasciato in campo nell'ultima partita, nell'ultima, ops. Allora ragazzuoli, raggiungo il trattore che avevo lasciato in farm da Mike, mi pare, e andiamo a raccogliere un pochettino d'erba. Anche perché, ah, questo qua mi ha detto Mike che alla fine era il suo, questo. Non so perché ce l'avevamo noi in farm, però vabbè. Allora, ragazzuoli, sono arrivato in campo e a mia colpa, perché è colpa mia, ci capisco niente. Perché non abbiamo raccolto subito l'erba ed è diventata. Ed è cresciuta altra erba. Mannaccia la miseriaccia, mannaccia, che situazione ridicola, che situazione ridicola. Sono stati veramente dei polli. Non essendo più abituati a giocare senza season, si combinano sti danni. Facciamo una bella cosa. Allora, sto campo adesso è un bel casino. Bel casino. Dato che il campo è conciato così male, io direi di andarci a occupare di più delle cose di Mike, e poi da solo tranquillamente mi gestirò questo campo, raga, perché ho fatto un danno, volevo far vedere la raccolta, volevo far vedere l'essiccamento, l'essiccatura, l'essiccamento, come cacchio sto a parlare. Lasciamo un attimino qua, dovrebbe dar problemi. Perfetto, possiamo entrare. Ciao Torello, ma tu ancora qui sei? I tuoi operai non fanno niente? Allora, aspetta un attimo, eh. Raga, purtroppo Mike ha i suoi impegni dovuti all'Audi e sta cercando di risolvere. Quindi ci occupiamo noi dei suoi animali. Eccolo qua. Andiamolo a portare in farm, nella sua vecchia fattoria, io. Lì Mike voleva iniziare a caricarci il secondo carico di balloni. Lo farà lui, per il momento a noi non serve. Abbiamo già quelli. Allora, diamo una sistemata anche qua. Perfetto.
Allora, fatemi chiudere qui la farm, se no. Ok. Portiamo l'altro toro a fare un pochettino di monta e via. Ok, raga, dovrebbe aver ricominciato. Perfetto, qua chiudiamo, lo lasciamo tranquillo come al solito. E tutto in mezzo è a... Io non so, sto cristiano qui come gestisce sta farm. Davvero non lo so. Qua i cosi che capannone dei tori aperti, tanto se scappano poi tocca a me sistemare. Mannaggia lui. Ehi, ehi, stai lì. Stai lì. Oh. Vabbè raga, io dato che ho un po' paura. Chiudo. Chiudo e vediamo un attimo. Questa qua che roba è? Ha insilato. Ci fa una balla qua di insilato. L'avevamo messa noi forse. E con tutti sti tori, raga, mamma mia, io non so mai che cosa ci voglia fare. Vedevo quanta cacchina che c'è qui per terra. Noi gestiamo un pochettino i tori perché. Oh! State buoni, eh? Buoni! Non fate i cattivi buoni! Casino che fa. Eccola lì la macchina incriminata. Lui la tiene ancora lì. E vabbè. Se lo fa lui, va bene per tutti. Ok, portiamo un pochettino di pappa reale. Pappa reale. Tipo l'Ursus. Eccolo qua, razione mista, infatti. Ecco qua, razione mista per questi giovani tori. Che diavolo è successo qua? Mettiamo qua un attimino anche a lui la razione mista. Allora, tranquilli, così siamo alla magna e siamo a posto. Lo buttiamo qua dentro e via, raga. E poi ci molliamo qua e ce ne torniamo alla nostra farm. Ok, ragazzoli, intanto sono arrivati gli operai e come noto qui hanno tolto quella specie di trincea che c'era e tutto quel ciarpame me l'hanno portato via. Perfetto, che abbiamo un progettino qui da fare a breve. È il posto più indicato, anche se preso in ispirazione da Jason, però è il posto più indicato dove mettere qui in farm gli alveari. Eh sì. Il posto più indicato è questo qua, raga, perché se altre parti ci stanno problemi. Ho pensato di metterli qua, però l'alveare in casa mi sembra un po', no? Le galline potremmo occuparcene, ma al momento, raga, non ci abbiamo una lira, anche se attualmente faccio ancora parte della farm di Mike, quindi torno qua. Perfetto. Ora è la mia farm. Attualmente non ci abbiamo una lira, quindi raga, dobbiamo sta buoni. Allora ragazzi, volevo fare un pochettino di foraggio, un pochettino di robe, ma come vedete non sono riuscito a fare niente perché, allora, a parte che le mucche stanno producendo latte in modo naturale e le lasciamo tranquille, qua c'è già un pochettino di cacchina. Niente, ragazzuoli, abbiamo gestito un pochettino le mucche visto che era un paio di giorni, anzi, qua era da venerdì che non entravo in gioco e siamo giovedì, quindi, raga, era più di una settimana che non entravo sulla farm e non mi ricordavo bene come eravamo messi. La situazione è andata bene, mi dispiace solo per il campo che è cresciuta nuova erba, non lo dovrò tagliare io da solo. Però ragazzi, non rendiamo la puntata sterile, mandiamo un attimino lui allo shop e vi faccio vedere che grazie ai ragazzi di Mondo Game noi ora abbiamo un autodrive completamente in italiano. È fatto da Dio, ma non da Dio, di più. Cioè, mo vi faccio vedere, no? Cioè, guardate qua. Ora, voi ditemi, un altro autodrive, no? Allora, qua abbiamo lo scarico di insilato. Lo scarico insilato 1, 2, 3. Lo scarico insilato d'erba. Lì di mais, qua di erba. Abbiamo il fermenter silo. Cioè,
Cioè, ma che dobbiamo dire? Abbiamo tutto di tutti. Guardate qua, panificio. Ah, e lì dentro abbiamo altri due parcheggi, eh? Trucioli, pollame, acqua. Chi più ne ha più ne mette. Abbiamo qua dei maiali, ci abbiamo tutto quanto, raga. Veramente uno spettacolo. Silo fertilizzante, vedete? Poi cos'altro abbiamo? Qua per la produzione di biodiesel. Guardate qua, 1, 2, 3 anche qui. Ora non è mio questo posto, non ci posso entrare. Compost 1, silo, compost 2, silo. Vediamo se questo qua fa parte della farm. Non lo so se fa parte della farm, ma ci fa entrare. Non so se l'ho acquistato. Guardate qua. Grano essiccato. Qui abbiamo compost 1, compost 2, genitore 1, genitore 2, parcheggio manuale, scarico balle, silo scarico. Raga, capanno nord 4, nord 2, nord 3. Raga, vi parcheggia lui. Mo facciamo una prova. Io questo trattorino voglio che vada al capanno nord 4. Ok, capanno nord 4. Avviamo, vediamo che percorso fa. Ovviamente si aggancia al percorso più vicino, raga. Vediamo un attimino. Fa manovre, fa tutto lui da solo, raga. Se vi interessa avere questo autodrive per la Off Bergman, ragazzuoli, venite semplicemente nel server Discord. Speriamo di aver scelto quello libero, sì. Venite semplicemente nel server Discord di Mondo Game, raga. Potete trovare tutto sto ben di Dio. Ora farà le sue cose, raga, con i suoi tempi, ovviamente automatizzato. Però mettete caso che voi siete in campo a lavorare. Si fa una certa ora, ci avete quattro mezzi da portare via. Raga, questo qua è il metodo più semplice. Eccolo qua. Fermiamo e l'abbiamo fatto. Cioè, raga, ma di che cavolo stiamo a parlare? Poi ovviamente in italiano. E non vi dico da dove l'ho preso, raga, sempre dal server Mondo Game, raga, entrateci. Che spettacolo! Tutto quanto da solo. Ovviamente c'è l'entrata ai campi. Guardate qua. C'è l'entrata ai campi, c'è tutto, raga, non vi potete lamentare. Cioè, con un autodrive così non l'ho mai visto, ragazzuoli. Guardate qua. Pollai, Pascolovini Nord, serre, shop, stalla mucche, stalla pecore, tessitura, vendita alle famiglie pure, raga, vendita alle famiglie, apriamo la vendita alle famiglie. Guardate qua, voi vi leggete, che ne so, ho letto molti che hanno problemi, no? A trovare le famiglie. Allora, raga, no, vi dico una cosa. Per esempio, se io voglio vendere, dove sta? Eccolo qua, il burro. Il burro e ci troviamo palazzo residenziale famiglia Freusler o Miller, facciamo Miller che è più facile da dire. Miller per il burro è ottimo, ok? Non ce lo fa illuminare, no? Sapete segnalare. Allora, innanzitutto, se noi andiamo qui, noi possiamo notare che qua, eccolo qua, vedete? Famiglia, abbiamo detto Miller. Sì, che ora con le traduzioni non avevo, però Müller era la 3, mi pare. Comunque sia, è la 3, raga, è qua. Cioè, non mi pare niente di difficile. Venite, palazzo 1, 2, 3, al terzo, c'è qua. Ma se voi questo ragionamento non riuscite a fare perché avete problemini agli occhietti e non riuscite a vedere, o problemini che, ahimè, non si può fare, raga, noi mettiamo Müller e vai. Raga, va da solo, va. Non avete più bisogno di star lì a impazzire. Ci rendiamo conto o no? Ora io lo blocco perché non mi interessa, però mi interessa che vada allo shop. Quindi adesso mandiamolo allo shop. Shop dall'1.22, parcheggio, shop, shop officina addirittura. No, io voglio vada allo shop per un acquisto. Ragazzi, c'è anche il punto d'acqua per i cavalli, eh. Cioè, non è che c'è cavalli e basta, cioè potete mandare le cose dove vi serve davvero.
Raga, io comunque sia, concludo qui il video. Se vi interessa l'autodrive di Farming Simulator, della Hofbergmann, scusate, link in descrizione, gruppo server Discord. Innanzitutto iscrivetevi e commentate questo video, raga, perché, cioè, apprezzate un attimino anche il fatto che l'abbia portato. Secondo, andate nel mio gruppo Telegram. Vi unite se avete qualche dubbio, qualcosa, su qualsiasi cosa, raga, oppure volete parlare, due chiacchiere, far vedere che fate, e i giochi che giocate, qualsiasi cosa, andate nel mio gruppo Telegram, ci sono anch'io e ne possiamo parlare assieme. In più, cos'altro? Se vi interessa l'autodrive, la traduzione, tutto quanto, server Discord, dovete partecipare a una specie di domande, qualcosa per essere accettati per poter avere visibile la mappa, la stanza dove si parla, dove potete prendere queste cose qua dell'Hofbergmann, raga. Quindi io vi consiglio di andare lì. Benissimo, è arrivato lo shop, come avete visto, senza nessun impiccio, senza nessun tipo di problema, raga. Il parcheggio è quello lì, addirittura parcheggia lì in mezzo. Perfetto. E niente, ragazzuoli, io mi fermerei anche qua. Io spero che il video vi sia piaciuto, se non volete le lineette basta fare così. Vedete? Poi CTRL destra 0 lo togliete, CTRL destra 0 lo rimettete, CTRL destra lo togliete e a posto, siete a posto, raga. Ora io scendo dal trattorino perché mi sta stonando. E niente, ragazzuoli, io vi invito a iscrivervi al canale nuovamente. Nel dubbio fatelo 3 volte, la prima vi iscrivete, la seconda vi disiscrivete, la terza vi riscrivete. E cosa? Vabbè, niente raga, si sta scherzando. Ragazzuoli, noi ci vediamo in un prossimo video, è stato un video un po' così, vedrò un attimo cosa fare con quel campo. E niente ragazzuoli, un bacione grande e ciao belli, ciao!